Nuggets, in questo episodio troveremo i segreti per aprire una porta che ci porterà da Capitan Todd. Pronti? Let's go! E adesso tocca la scelta casuale. E siamo Toadette. Va bene, lo accettiamo. Iniziamo. A questo punto sapete che c'è? Uso questa. Sono malvagio. Detto ciò, let's go. Ok. Per favore, grazie Toadette, che ci regali sempre cose meravigliose. Detto ciò, possiamo trivellare tutto quanto ciò che troviamo qui. E inoltre, tipo, andiamo super veloci con questo power up. Quindi, ok, trivelliamo sempre di più, sempre di più, sempre di più. Prendiamo i soldi perché a noi ci interessano i soldi. E poi andiamo qui per spaccare tutto quanto. Ed ecco il seme meraviglia. Ok, ora cambiamo spilla. Prendiamo il cappello paracadute. E andiamo qui nel livello maniglie nel deserto. Sono abbastanza preoccupato, devo essere sincero. Difficoltà 2. Però va bene. Detto ciò, ok, questo power up penso che sia inutile in realtà. Ma quale sarà il power up? Trivella. Sarà molto utile a quanto pare, perché possiamo fare questa cosa qui, quindi let's go. Srotoliamo le mummie. E ironia della sorte, si può definire così se abbiamo scelto Toadette. Anzi, se è stata scelta Toadette. Penso proprio di no. Cioè, penso proprio di sì, volevo dire. Detto ciò, ma se tipo, c'ho un'idea. Quindi let's go. Ti prego. Va bene. Dato che abbiamo il cappello paracadute, facciamo così. Del tipo. Ok, questo ci dovrà essere utile sicuramente. Quindi lo stunniamo per un po'. Andiamo qui. Sbucchiamo qui. E poi let's go. Perfetto. Quindi secondo me c'è qualche cosa che è molto strano. Ovvero, ok, qui sopra. Perché non ci potevamo salire? Se no, non lo so il perché. Ma va bene così. Magari con un altro personaggio avrebbe fatto qualcos'altro. Ma va bene. Detto ciò, scendiamo, perché sarà meglio scendere. Con il fatto che abbiamo la trivella, sarà molto più utile? Non credo, in realtà. Però possiamo fare questa cosa qui. Ok, però non mi interessa quello che hai da dire, Fiore. Quindi andiamo avanti. Urca. Ok, voglio un attimo tornare indietro. E svitare questa mummia. Mi mummia, anzi, perché è una mi mummia, gente. Almeno penso. In realtà non lo so se questi sono mi mummie, ma assomigliano un sacco alle mi mummie, quindi. E io detesto le mi mummie. Quindi, ok. Va bene. Facciamo sì che venga sollevato tutto quanto. Ok. Ok, la cosa molto particolare è che possiamo fare tante belle cosine. Let's go. Non c'era niente veramente. Ok, per fortuna non ci possono fare del male i condor. Quindi facciamo così.
Poi facciamo così. Cosa esce? Una moneta? No, semplicemente una trivella. Ok, magari se facciamo così risolviamo tutto quanto. Meno male che abbiamo il cappello paracadute. Almeno così possiamo fare altre belle cose. Ci escono semplicemente delle monete. E meno male che le possiamo prendere anche in questo modo qui. Detto ciò, mi dispiace Mimmumia. Io la chiamerò sempre Mimmumia. Ok, quindi let's go. Non c'è niente qua, quindi andiamo avanti. Ma presumo che qui sotto ci sia qualcosa. Quindi let's go. Ah ok, è semplicemente per fare qualcosa, un passaggio al sicuro tipo, presumo, per non essere attaccati dalle Mimmumie. Qui c'è un tubo blu a quanto pare. E poi non sono Mimmumie quelle, ma sono Condor. Quindi, e ti prego, meno male che c'è la Mimmumia a questo punto. Detto ciò, posso fare per favore così? Perfetto. Il tubo blu sicuramente ci avrà qualcosa, no? Vabbè dai, è palese che dobbiamo fare così. Quindi neanche la sto attaccare, poverina, perché mi fa di una pena veramente bestiale. Detto ciò, ok. Tipo quando sta in alto nei cieli. Ok, palloncino per favore, perché sennò non posso sopravvivere. Non posso fare la trivella. Niente. Ok, molto interessante tutto ciò. E ho preso proprio non si sa come tutto quanto. Oh, perfetto. A sto punto, per non destare sospetti, oh no, se mi meraviglia. E lui sta dormendo, il fiore. Per quale motivo? Cosa succede? Ok, quindi let's go. Allora, sicuramente questo ci serve, questo fiore. Quindi io direi di fare prima così. Almeno così possiamo prendere tutte le monete. Poi, ok, una corsa contro il tempo, tipo, o contro il seme meraviglia, perché non si fa prendere sto seme, non si sa per quale motivo. Detto ciò, ok, ma qui c'è una maniglia che la voglio assolutamente scoprire cosa fa. Ok, quindi ok. Ah, dovevamo completare la piramide. Ok, va bene. Detto ciò, andiamo. Ti prenderò prima di quanto tu pensi. Ce l'ho fatta. Ok, era arrivata al traguardo, tipo. Chissà cosa sarebbe successo se noi andavamo. Mannaggia. A lei. Vai. 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 Eh no, non ce l'ho fatta in tempo. Quindi devo stare tipo molto attento. Ok, questa se ne va via. Sta Mimmumia, perché sennò mi fa soltanto problemi. Quindi let's go. Meraviglioso. Mamma mia, ce l'abbiamo fatta. Ho avuto paura. Nuggets, ho avuto paura. Lo ammetto, ho avuto paura. Quindi abbiamo completato il livello normale. Quindi abbiamo fatto quello di intermezzo e quello normale. Ora ci manca solamente un altro segreto da scoprire. Ovviamente nel deserto Soleone. Ah, è da più episodi che non me l'aspettavo minimamente questa cosa qui. È da più episodi che vediamo queste piattaforme. Ma è quindi giunto il momento di andare a parlare con lui. Che caldo. Ah, ho sentito la notizia. Siete qui per aiutarci, vero? Dovete sapere che il deserto Soleone nasconde molti segreti. L'abbiamo notato. Possono essere sepolti nella sabbia oppure nascosti negli edifici.
Cercate di svelarli tutti. Vorrei potervi aiutare, ma i miei petali si seccherebbero all'istante. Farò il tifo per voi da qui. Certo, mi pare ovvio. Detto ciò, dobbiamo parlare prima con un altro Poplin. Hey hey! Che cos'è questo? Ne ho trovati altri due uguali. È da un po' che mi chiedo che cosa siano. Beh, è giunto il momento di scoprirlo. Quindi uno, poi due, e poi tre. E si apre questo portone qui. Perfetto. Ottimo. Avete visto? Abbiamo svelato un segreto del Solleone, del deserto Solleone. Detto ciò, attenzione, è caduta palle spinose. E già, è giunto il momento di fare questa missione qui. E quindi, cos'altro ci potrebbe essere qui? Se non il frutto elefante, non me lo sarei mai aspettato. Ve lo dico veramente, non me lo sarei mai aspettato che qui ci servirebbe il frutto elefante. Oh, lo sapevo io. Ok, quindi facciamo così. Secondo me non ci serve per forza. Sapete? Molto meglio la trivella, secondo me, perché possiamo fare così. Andare qui sopra e prendere questo. Noi siamo migliori. Questo sottospecie di catenaccio, ma è una specie anche di tartosso. Non riesco a capire, Nuggets. Non riesco a capire. Veramente. Molto strano. Detto ciò, veramente molto strano. Ma come faccio a liberare la situazione? In questo modo qui. Ok. Quindi, infatti pensavo che c'era qualcosa di strano. Ma se io tipo faccio così, e la vita di prima si trova qui sopra. Ok, molto interessante. E usciamo da qui. Molto, ma molto interessante. E io direi di andare da sopra a questo punto. Però possiamo andare anche qua sotto. Ok, seguiamo la palla per vedere. No, se non abbiamo il frutto elefante, mi sa che non possiamo fare un bel niente. Sapete? Quindi, sì, tu hai detto, però mi devi aiutare tu piuttosto. E non voglio perdere questo power up, perché secondo me è veramente prezioso. Detto ciò, possiamo fare, non possiamo fare niente. Ora siamo veramente fregati. Ok, voglio giusto vedere cosa c'è qui. Toadette. Ok, vediamo. Dammi per favore qualcosa di molto utile. Niente. Detto ciò qui, veramente niente di utile, Toadette. Cioè, ti abbiamo scelto puramente casualmente e tu non ci dai niente di utile. Ok, frutto elefante, ma presumo che ci sia una meraviglia fra poco. Eppure non mi fido. Ma veramente? Ma fai veramente? Ok, da questa parte. E prendiamo il fiore meraviglia. Ci trasformeremo nella palla chiodata, sono sicuro, ma veramente? No, è un livello ben peggiore di trasformarsi nella palla chiodata. Quindi, let's go, andiamo, corriamo, per favore. Per favore, corriamo. Per favore, corriamo. Ok, perfetto. Da questa parte, quindi giù per i tunnel.
giusto? E quindi adesso dobbiamo sfuggire di nuovo. Ma che bellezza! E sicuramente si nasconderà qualcosa di veramente impressionante. Dico bene? Presumo di sì. Quindi, ok, abbiamo fatto tutto quanto. Non mi fido molto, però va bene. Non è quel livello, stranamente. Io faccio un taglio. Probabilmente no, non faccio nessun taglio. Ok, quindi andiamo su per il tubo stavolta e non giù per il tubo. Ok, spero che mi dia qualche power up. E ancora niente power up. Ok, non mi è di molto conforto, ma va bene ugualmente. Ok, eccolo. Qui. Prego. Ce l'ho fatta. Non si sa come. E mi stuzzica veramente tanto quella parte lì. E mo? E mo? No, io non ce la faccio però a concludere così l'episodio. Va bene. Ok. No. Ok, è meraviglioso. Secondo me c'era un'uscita secondaria però. Voglio controllare meglio. Però già abbiamo fatto tanto per oggi. Per questo episodio, più che altro. Attenzione, caduta a palle spinose. Certo che veramente era molto utile il frutto trivella. Detto ciò, facciamo questa zona di intermezzo perché mi pare molto adatta. A quanto pare no. Non c'era niente di strano. E quindi facciamo questo intermezzo e poi passiamo al prossimo episodio. Ci salutiamo per il prossimo episodio. Quindi... on e off. Cosa mi sta a significare? Ok. Quindi on e off. Ho capito, Nuggets. Ho capito. Molto bene. Allora, siete pronti? Quindi, let's go. Ah, devo fare così, perfetto. Quindi, devo caricare. Ok, quindi salto, vado di qua. E, ti parev? Allora, mi devo far avvicinare il più possibile. Tirare. E, no. Per favore, dammene un altro. Ok. Perfetto. È preso. Ci abbiamo messo un po' a capirlo, effettivamente. Però ce l'abbiamo fatta. Detto ciò, Nuggets, nel prossimo episodio andremo a fare la piazza degli amici che si trova lì in alto. Vedete? Che caldo, vediamo se ci dà qualcosa. Oh, ho sentito la notizia. Siete qui per aiutarci, vero? Dovete sapere... Ok, bla bla bla. Non ci dice nient'altro? Ok. Abbiamo svelato tutto quanto, ma prima di concludere l'episodio, sali sul palco. E qui direi di fare... questa spilla qui. Quindi sì, Nuggets, abbiamo svelato tutti i segreti che c'erano qui per ora. Quindi let's go. Ah, che bello fare di nuovo tutto a tempo, no? No. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. E
praticamente la sigla di Super Mario. Ok. Quindi per adesso siamo arrivati a 20 semi nel deserto Soleone e possiamo concluderla qui, concludere qui l'episodio. Ebbene sì, perché non c'è nessun altro segreto da queste parti. Dico bene? Però voglio vedere. L'ho vista da qui. Quindi questo era uno degli interruttori che servivano ad aprire quell'enorme passaggio. Credo di aver visto qualcuno entrarci di corsa. Aveva un grosso zaino sulle spalle e una lampada sulla fronte. Capitan Todd è lì? Nuggets. Segreto nel segreto. Questi tubi. Che posto incredibile. Non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui. Capita a fagiolo perché hai incontrato Toadette. Salve, piacere di conoscervi. Questo è il nostro primo incontro, dico bene? No. Ma forse sapete già chi sono. Sono entrato in un tubo in cerca di tesori e mi sono ritrovato qui. È incredibile come i tubi colleghino così tanti posti diversi. Sapete una cosa? Quando entro in uno di quegli affari perdo l'orientamento e non ci capisco più un tubo. Comunque sia, ho trovato 50 monete fiore. Ve le regalo, usatele nel corso della vostra avventura. Ok. Capita a fagiolo che abbiamo scelto. Ci ha fatto prendere Toadette. Comunque sia, Nuggets, Mario Wonder è pieno di segreti. Detto ciò, ci vediamo in un prossimo episodio. Pronti? Let's go!